Cari quaddisti, buonasera. Finito il podio del campionato italiano, nuovo campione italiano QX4 Maurizio Bianchi. Eccolo qua. Eccolo qua. Tanto sudato. Ormai è tuo, per Mauri. Un tocco di vetro, guarda che fatica tutto l'anno. Mauri, la Maurizio Bianchi alla prima gara, Maurizio Bianchi all'ultima gara. È stata dura, ma gara dopo gara siamo andati avanti, abbiamo il Rigamonti è sempre dietro, da battere, sparategli che è meglio. E grazie a... E adesso arriva anche Giuliano Cozzi. Non se ne poteva più. Sparali, me la spaccata. E diciamo che è stata dura, però grazie a Giulio Cozzi qua che ci ha fatto tutto l'anno tribulare, farci il culo, andate avanti, insisti. Mettiamo, facciamo. Passo puntino dopo puntino, siamo riusciti ad avere il risultato che volevamo. Io sono contento, penso che anche lui è contento. Ultra contento, la stagione è andata benissimo, dai. Ce lo siamo meritati. C'è dai. Un attentato da parte del Rigamonti all'operatore, che meno male è andata bene. Ragazzi, 2012, ripresentiamo il campione nascente. Ci presentiamo campioni, un altro anno sarà ancora più difficile, quindi bisogna prepararsi sempre meglio, sempre guardare avanti, mai dire sempre di mettersi in discussione, quindi andiamo avanti. Ma il pubblico si chiede, Rigamonti lo porterete ancora? Queste sono le ditine del Rigamonti. No, ecco, il suo dito dice di no. Rigamonti non viene più. Ragazzi, grandi complimenti, veramente vi pare QX1, QX2 e QX4? Secondo posto in cui primo. Quindi diciamo che siamo in 5 a correre, abbiamo portato a casa 5 risultati. Dai, ma dovremmo essere più che contenti. 5 su 5. Dai. Ragazzi, complimenti ancora e un arrivederci al 2012. E mi pare che Maurizio Bianchi sia anche in testa all'interregionale quad cross. Ancora da finire, però in testa. Ancora una gara, siamo in testa. Signori, nostri complimenti. Al 2012 e alla fine dell'interregionale quad cross, il 30 recetto. Grazie.